Ben ritrovati ragazzi, blog della Mela, episodio 76. Allora, iniziamo subito, prima di passare all'argomento di questo episodio, vi voglio far presente, oltre che ringraziare anche Matteo X87, il quale appunto mi ha comunicato, che ho potuto vedere adesso che appunto, ho appena acceso il Mac. Ci sono degli aggiornamenti disponibili del software per quanto riguarda iTunes 9, la versione 9.0.2. Inseriamo un attimino. Ok, appunto l'aggiornamento che è stato rilasciato di iTunes alla versione 9.0.2. Ed ora appunto parlando di iTunes, quest'oggi andiamo a vedere come avevo promesso come già da tempo avevo in vista, diciamo, come d'argomento da trattare, ma che è riapparso nell'episodio 75. E allora oggi lo affrontiamo anche per Dark Science 86, che è per quale riguarda lo spostare la cartella dei brani di iTunes. Allora, lo spostamento solitamente viene fatto appunto o per trasferire tutta la. Scusate, che ecco un attimino che il keynote va per i cavoli suoi. Trasferire appunto la vostra cartella di iTunes per fare appunto spazio, maggiore spazio nel vostro computer. Nel caso appunto abbiate l'hard disk dove avete installato il sistema operativo pieno, oppure potete fare questa operazione. Per appunto trasferire una libreria di iTunes, mettiamo ad esempio da un PC Windows e trasferirlo nel vostro nuovo PC, nel nostro, scusatemi, ho sbagliato a dire, nel vostro nuovo Mac. Però si può fare anche pur mantenendo i valori che si sono registrati del contatore e soprattutto le playlist che sono state create con quelle canzoni. Allora, la procedura per svolgere questo spostamento della cartella, che qua vi faccio in maniera schematizzata, casomai dopo rapidamente, se il tempo me lo permette, andiamo a vedere sulla pratica con iTunes, è quello di appunto aprire iTunes, andare nella barra del menu, cliccare sul pulsante avanzate, dare l'ok cioè cliccare su tieni organizzata la cartella, in modo che tiene l'organizzazione tipica di iTunes, ovvero per artista, per brano, dentro la cartella iTunes Library. Dopodiché, sempre nello stesso menu, c'è lo spazio per indicare la nuova destinazione, caso decidete voi se avete un hard disk esterno, una chiavetta, comunque come si dice, un dispositivo capace di contenere tutte le canzoni che avete nel vostro iTunes. Una volta fatto questo, continuate, il passaggio è molto semplice, non c'è molto da spiegare. Premete OK sempre nei messaggi che farà apparire automaticamente iTunes che vi comunica questo spostamento, o comunque state iniziando ancora a fare le impostazioni per lo spostamento. Una volta completato tutte queste operazioni, c'è il pulsante, comunque vediamo dopo, consolida libreria. Appena cliccate consolida libreria, avverrà il trasferimento verso la nuova destinazione, il nuovo dispositivo che avete deciso per trasferire appunto le canzoni. Dovete controllare, come avevo detto anche già prima, che lo spazio sia sufficiente. Una volta fatto questo, se il risultato finale è quello di ottenere lo spazio sul hard disk, dovete andare nella cartella iTunes Music e cancellare tutto il contenuto perché l'avete già spostato in un altro hard disk esterno. Però, se appunto è semplicemente uno spostamento in un altro hard disk che non è quello dove si è installato il sistema operativo, non dovete cestinare il file iTunes Library che si trova lì accanto, perché è quello che ricorda tutte le playlist. Le playlist e tutti i vari contatori di quelle determinate canzoni. Nel caso invece, ma se vi interessa pure no, perché più che altro serve per mantenere le playlist e il contatore, e votazioni, classifiche, quello che sto fatto, ma se volete proprio trasferire tutto su un altro computer, la procedura è quella di andare a copiarsi anche il file iTunes Library.
Lo prendete, lo copiate, se l'avete in Windows, prendete quel file lì, lo spostate, lo copiate nel vostro Mac e vi chiederà, lo volete sostituire, come si dice, verrà sovrascritto, accettata la sovrascrizione e vi ritroverete la identica libreria che avevate sul vostro computer Windows. Basta, vediamo rapidamente, tempo promettendosi, ho ancora un attimo di tempo, e andiamo a vedere appunto. Eccoci qua, un attimo, mi sa che sta facendo ancora l'installazione. Sì, sta ancora facendo l'installazione. 92,8 MB di iTunes. Allora, comunque vedete, è in avanzate. Adesso in questo caso non è evidenziato perché non mi permette. No, non mi permette, perciò non riesco a farvelo vedere in questo momento, purtroppo, perché sta provvedendo a fare l'aggiornamento. Nel frattempo, comunque, se aspettiamo l'aggiornamento, volevo rispondere ora le mail, vediamo subito. Allora, ringrazio le ultime nuove iscrizioni, ovvero Mac Tutorialer, Fabiman 92, Mr. Casper 200, Zaccari Kempaci, scusami per la pronuncia, 91, PI Magnum 1, Alexito MSN, Maximino 74 Vino e Maximino 74 Video e Parigino Italico. Riguardo Parigino Italico, come aveva chiesto. Allora, il mio contatto iChat lo trovi se vai a vedere nel mio canale, comunque io te lo ripropongo qui. Allora, il mio contatto iChat è michele.turat@aol.it. Aspetta che te lo ingrandisco così almeno. Ecco qua, questo è il mio, per chi fosse interessato, questo è il mio contatto iChat. Questo insomma, grazie comunque a nuovi iscritti, questo è per quanto riguarda iChat. Dopo va risposto a Parigino Italico. Volevo dopo, vediamo, iscrizioni. Dopo c'è Fabima92 che mi chiede che appunto si compra l'iMac 27 pollici. Si può mettere... Per quanto riguarda appunto la RAM, allora purtroppo non so, mi sembra che le RAM le possano mettere solo due banchi, adesso non so, purtroppo devo ancora andare a vedere, oggi pomeriggio penso di andare a fare un giro in un premium reseller a vedere un attimino anche per l'iMac 27 pollici per quanto riguarda la RAM da inserire appunto dentro l'iMac 27 pollici. Mi sembrava di aver visto da una specifica tecnica che i banchi di RAM che si possono aggiungere mi sembrano solo due banchi di RAM e basta, che sono sotto, una volta sotto dove c'è il piedistallo, c'è la posizione, eccolo qua, un aggiornamento, ok, continuiamo, ora dai, dovrei riuscire. Allora, esci da iTunes prima di continuare l'aggiornamento. Allora, chiudiamo iTunes, vediamo come mai non si chiude. Usciamo. Adesso quest'oggi mi sono messo a fare un po' di storie, naturalmente, giusto? Beh, vabbè, comunque quello era il procedimento. Per quanto riguarda il RAM, cosa adesso ti farò sapere meglio appena so qualcosa di più. Basta, ragazzi, per oggi. Oh, poi casca tutto. Per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!